Di fronte a questa povertà noi abbiamo un'immensa ricchezza da contrapporre, è la ricchezza delle lotte sociali, è la ricchezza dei nostri bisogni, è la ricchezza delle proprie mani, il proprio destino. Le persone sono state in grado di fare proposte, di costruire progetti. Noi dobbiamo convincerci che non c'è altro modo di salvare questo paese se non prendendo nelle nostre mani il nostro destino, se non costruendo un'alternativa vera, reale, sociale. I miliardi che ci fanno pagare, i miliardi di euro che ci fanno pagare con questa manovra, le società finanziarie e i mercati se li consumano in pochi giorni e a noi ci diranno di nuovo che dobbiamo ancora fare sacrifici. La politica dei sacrifici non paga, la politica dei sacrifici non ha prospettive. Comunque, se c'è da fare una politica dei sacrifici, penso che i sacrifici che abbiamo sostenuto noi, che hanno sostenuto le persone, che hanno sostenuto tutti coloro che nei luoghi di lavoro, nelle scuole, nel precariato diffuso pagano ogni giorno queste scelte economiche, penso che questi sacrifici siano arrivati veramente, ma veramente alla fine. Io credo che questa serata sia una serata estremamente importante, perché intanto è un momento organizzato da un'assemblea che abbiamo chiamato Assemblea Permanente dei Movimenti Marche, proprio perché vuole essere un luogo che, al di là delle differenze di percorso, di retroterra, di provenienza, vuole mettere insieme le istanze sociali, perché le istanze sociali possono avere direttamente una voce. E questa assemblea ha costruito questa serata, ed è una serata estremamente importante, perché in questi giorni, di fronte al balbettio che ci viene propugnato nelle TV, nelle radio, di fronte ai provvedimenti del governo Monti, qui noi siamo venuti con delle parole, con dei contenuti estremamente chiari. Noi siamo contro questo governo, siamo contro questa manovra, siamo contro chi vuole ridurci alla povertà. E poi nella povertà, giustamente, come si diceva prima, si sviluppa che cosa? Si sviluppa la discriminazione, si sviluppa il razzismo, succedono i fatti che sono successi a Firenze, che sono fatti gravissimi, dove formazioni di matrice nazifascista prendono in mano le armi e sparano addosso ai fratelli migranti. Di fronte a tutto questo dobbiamo prendere coscienza, non sono episodi isolati, non sono vicende che succedono così per caso, sono il segno di dove è arrivato questo paese, così come il segno di dove è arrivato questo paese anche quello che sta succedendo nelle carceri, quello che sta succedendo a Montacuto, dove non ci sono più neanche i bagni, dove non c'è più la carta igienica, dove sono stati ridotti i pasti, dove la popolazione detenuta è tenuta in condizioni vergognose, indegne. E come funziona il circuito carcerario è sempre il segno del livello di civiltà di un paese, e anche su questo siamo di sotto di qualsiasi livello. Questo paese ha perso la dignità, ma l'ha persa per responsabilità ben precise che non sono le nostre. Allora, se queste responsabilità le abbiamo individuate, dobbiamo denunciarle, ma non basta denunciarle, non basta in qualche occasione, in qualche discorso dire delle cose, dobbiamo veramente tradurre questa nostra denuncia in un'opposizione sociale, reale, materiale, che sia in grado poi di essere permanente.